Ciao e bentornati sul canale del Giamma Plays. Nuovo episodio quest'oggi di Planet Coaster e andiamo avanti con ciò che stavamo facendo. Allora, non ho fatto grandi migliorie al parco, in sostanza perché non ho avuto moltissimo tempo, quindi nulla di enormemente trasformato. Allora, l'unica cosa che ho messo è questo piccolo negozio a forma di castello delle negozio di cappelli, che per ora sta riscuotendo poco successo. Guardate qua, era una costruzione già pronta, ne ho approfittato visto che avevamo costruito questo mini castello qua davanti, questa ci stava bene, allora ne ho approfittato, l'ho piazzata subito. Poi ho fatto qualche piccolo abbellimento al nostro reparto hot dog succhi di frutta. Ho messo il tabellone luminoso dell'hot dog squad, le due tendine, un po' di alberi, insomma queste robe qua, e soprattutto dietro ho costruito un bagno perché i nostri prodi visitatori avevano bisogno di andare in bagno. Altro non sono riuscito a fare se non mettere qua e là qualche cestino. Allora, ne ho approfittato per stoppare un attimo il tutto durante la notte, perché così posso piazzare un po' di luci. Ah, ecco una cosa che non vi ho detto, che con queste modifiche sono riuscito a sbloccare il primo dei due obiettivi per la stellina Easy, cioè Achieve a Scenery Rating of 110 of 110. E quindi niente, torniamo alle nostre luci. Dove stanno? Eccole qua. Allora, lights. E volevo fare rossa questa. Ok. In sostanza volevo creare un piccolo percorso luminoso qui dentro, quindi questa me la metti arancione, vediamo come viene. Questo è un bel casino piazzarle giuste. Vediamo com'è venuta, ok. Quindi rosso, giallo, giallo arancione, verde. Ma perché qua avevamo messo i buconi per. Ok, allora io faccio così. Questa la modifichiamo. Anche se tutto sommato si vede. Ok, perfetto, più bello così. Questa la mettiamo blu, però passiamo al di qua adesso, ok. Ok, provo a metterne una viola. Sì, se solo non guardassi in alto. Vabbè, facciamo così, una qua. E vabbè, questa intanto la modifichiamo a mano. Ok. Duplicala, grazie. E questa sarà un po' più incasinata, per ora la mettiamo qua. Ma poi la spostiamo, no, di qua, di là ti ho detto.
poi la ruotiamo così, ok, e ora la spostiamo così e la abbassiamo, ok. Ok, mi piace come sta venendo tutta questa cosa colorata. Ci manca l'ultimo colore. Duplica, grazie. No, e l'ultimo colore. Cosa possiamo fare con l'ultimo colore? Ma anche un bel bianco potremmo fare. Ma sì, dai, proviamo bianco. Esatto, proprio così. Mi piace come è venuta. Tutto molto colorato. Ok. Perfetto. Ok, ok, ok. Allora, poi, special effects, grazie. Vediamo cosa abbiamo di smoke. Small. Sì, ma sta facendo fumo sto coso. Beh, intanto possiamo sbloccare la simulazione. Cosa ogni tanto ogni tot sbuffa. Il problema però è che mi sa che non posso metterlo sul drago. Vediamo se si riesce. Allora, perché giustamente il drago lui non lo vede come superficie utilizzabile. Dov'è finito? Qua. Ok, proviamo a metterlo a mezz'aria ora. Ma mi sa che... No, cosa sto facendo? Mi sa che non me lo farà mai mettere di sopra il nostro coso. Ok, proviamo a lasciarlo così, vediamo se si muove, ma dubito fortemente. Esatto. No, non sta mica bene così. Ah, ma fa già il fumo! Ah, non me ne ero mica accorto di sta cosa. Molto bene, molto molto bene. Ok, allora, qua mi pareva ci fosse dello sporco da pulire, ma non ricordo più dove. Qua no. Qua no. E qua nemmeno. Vabbè, allora, vediamo cosa sto cercando. Ah, il Looney Blues, cioè il negozio di cappellini. Scusate, di palloncini. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok. Ok, allora, questa parte del parco direi che è già ben sistemata. Poi casomai, ma potremmo anche fare questo in tono di castello. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, direi invece che di qua si potrebbe iniziare a sfruttare questa parte del parco per fare qualcosa. Allora, vediamo un po' cosa ci mette a disposizione come coasters. Allora, il trenino ce l'abbiamo già e il Wooden the Monster è il solito nostro evergreen. Track rides, no. Rides, allora, il cube ce l'abbiamo già. Il teacups, bah. Magic Twirl, l'Opsycola. Allora, qua potremmo però in effetti mettere un Opsycola, dove da una parte si esce e dall'altra c'è l'entrata. E questo non sarebbe neanche male. Dai, mettiamo un Opsycola qua. Allora, piazziamo l'entrata qua. Piazziamo l'entrata qua, ok.
l'uscita qua, perfetto. E connettiamo il nostro pad d'entrata. Angle snap, grazie. No. Ok, e possiamo anche già aprirlo. Anzi, aspetta però. Finances, sì, dai, possiamo al massimo salire a 6,50 dollari. Perfetto. Colori però lasciamo così com'è, tre quarti di carico, ok. E manutenzione ogni 20 minuti. Perfetto. Ok. Qua starebbe bene però l'ufficio informazioni che però noi non abbiamo a disposizione. Allora, no, infatti abbiamo il pronto soccorso in caso, ma per ora il pronto soccorso non ci interessa. Oh, ecco uno che sta venendo verso lo Psycola con un altro gruppo dietro. Perfetto, molto bene. Molto bene. Allora, park management, cosa possiamo cercare? Io direi un track ride fast water. No, io volevo un ride e basta, però in realtà. Cioè un ride di nuovo tipo. Family ride, Carousel into the Sky. Bah, cerchiamo dai, il thrill ride. Tropical, grassland, art shapes, sci-fi. Ma io non voglio l'acqua però. Perché non voglio il track ride. Probabilmente non mi lascia. Beh, cerchiamo anche il family ride. Probabilmente non mi lascia costruire. Non mi lascia costruire altri coaster oltre a questi due. Peccato però. Vabbè, niente ragazzi, noi costruiamo il nostro. Il nostro coaster qua, però volevo intanto farlo alto, così si collega a questa piattaforma qua, cioè scusate, a questo pad qua, e poi discesa però da questa parte qua. Allora, vediamo come si fa. Salita a left entry and left exit. Ok, dobbiamo cercare left entry, right exit. Eccola qua, trovata subito, molto bene. Molto molto bene. Allora, cerchiamo di metterla un po' parallela. Ok, come altezza? Ok, direi che questa è l'altezza perfetta. Ok. E la mettiamo qua. Perfetto. Volevo però prima di iniziare, volevo un attimo. Guarda lo Psycola quanta gente sta tirando. Però, ok, non me li ha tolti da qua, né da qua, né da qua. Perfetto, sono contento. Ok. Qua come stanno andando le cose? Bene, e qua? Bene anche qua, perfetto. Allora, volevo piazzare l'entrata di sicuro qua. E l'uscita di sicuro qua. Perfetto. Connettiamo il pad d'entrata. Allora, così, 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 così. No, vai dritto per cortesia. Ok. Ok. Ok.
Ok. E ok così. Perfetto. Ok, dai. Forse un po' troppo corta, però bah, direi che per ora può andare bene. Allora, iniziamo la costruzione. Qui possiamo o farlo scendere qua sotto, che non sarebbe neanche male in realtà come cosa. Ti pareva che non ci fosse il problema. Un po' più corto. E qua catena che sale. Un attimo a capire come avviene dal vivo questo. Bello però che si vede la gente che passa, mi piace. Allora, partiamo, veniamo spinti giù. Vabbè, non un granché, però dai, ci sta. Allora, qua è catena che sale, dicevamo. E farla salire un po' di più. Così. Perfetto. Ok. E qua, ciaone, iniziamo la discesa. Ok. Allora, che facciamo qua? Allora, possiamo fargli fare questo. Però aspetta perché target speed ma diamo 22 km orari per ora. Ok, e qui inizi la discesa. Ok, e qua iniziamo a girare, inclinare e tornare indietro. Però così mi pare troppo, no? Un po' meno. Ah, abbiamo finito di cercare un progetto, ma credo che sarà il coso. Ci rigiriamo. Però mi sa che qua non riusciamo più a tornare indietro perché è troppo in alto. Vediamo, proviamo a fare un test. Quanta gente c'è allo Psycho, ragazzi? Dai, costo.
Ah, mi ero dimenticato di premere, scusate. Ok, qua si parte e si scende. Qua si sale. Dopo ovviamente acceleriamo un po' la salita. Qua si viene accalappiati dal coso che ci spinge avanti. E via che si inizia la discesa. Sì, dai, guarda che bello che è. Non male, non male però, non male. Un po' lento, però ci sta. Un po' lento, ma ci sta. Allora. Qua non voglio tornare giù, voglio fare una specie di parabolica. Però mi sa che è troppo per ora, troppo forte. Allora, ok. Ma perché sale? Ah, perché questo voleva salire, mannaggia lui. Niente, questo bisogna accorciarlo un pelino. Ok, giusto così. Questo così. Questo gira di qua. Questo si piega enormemente di qua. Ok, perfetto. E vediamo se riusciamo a ripassare. Non riusciamo a ripassare, mannaggia lui. No, non riusciamo a ripassare. Questo è un problema. No, non riusciamo a passare. Devo passare qua sotto, invece no, non si riesce. Allora, facciamo una cosa diversa. Qua, saliamo così. Ok, questo riusciamo a farlo. E qua passiamo sopra il povero Psycola e vediamo come va finora. Via col test, grazie. Allora, partono i manichini. Giù la prima volta, mi sono dimenticato di accelerare questo pezzo qua come sempre. Allora, questo chain speed 15, perfetto, via col test. Partono, scendono, salgono anche veloci. Via via.
arrivano là e vengono buttati giù. Scendiamo di qua. Pezzo lento. Giù di nuovo. Ok, saliamo di qua. Di nuovo. Ah, per un pelo, mannaggia. Per un pelo non riusciamo a passare. Allora questo. No, cos'è sta roba? Ok, allora qua niente, dobbiamo già tornare giù qua. Quindi scendiamo così, ci raddrizziamo. Ok, e qua potremmo fare un altro chain speed. Un po' più veloce questa volta, che porta tutto su, qua si ferma, e qua fa ridiscendere il tutto. Quindi così, e di nuovo così. No, mi pare troppo grande. No. 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 Allora, potremmo fare una discesa. E poi una salita di nuovo. Non so mica se ce la fa. Vediamo. Trenino che arriva, scende, va di là, va di qua, va in giro di nuovo. Bene così. Op, op, op. Ok. Ah, ti rifermi qua, maledetto. No, non mi piace sto pezzo. Proviamo così, va. Ok, passa, sale, perfetto, aspetta che sto andando troppo veloce, scende giù così. E risale su così. Poi bisognerebbe farlo ridiscendere così, vediamo se così ci riesce, va. Proprio per un pelo non c'è passato. Ok, sta salendo. Vieni, 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 mannaggiate.
Però aspetta, eh. Qua proviamo a farlo tornare su, non ci riesce perché va a scontrarsi col binario. Ok, allora facciamo una discesa così. A questo punto parti così. A questo punto una mazza perché va a scontrarsi col binario. E poi lo facciamo tornare su così. Proviamo. E qua di nuovo giù. Bello lungo questo percorso però, eh. Mannaggia, oh, neanche sto giro ci arriva. Neanche sto giro ci arriva. Vabbè, senti, non è che possiamo fare poi molto. Anzi, guarda, facciamo così. Questo lo portiamo su un altro po' e vediamo se così ci riusciamo. 1, 2. Ok, allora, inversione a scendere, inversione a salire, via col test. Passa qua. A scendere e finalmente ci riesce. Ok, perfetto. Ok, da qui invece poi lo facciamo scendere in maniera abbastanza delicata, ma cercheremo di farlo in maniera comunque divertente. Ok, allora cos'è sta roba? Ok, quindi mega curvona parabolica a scendere e siamo allineati qua, perfetto. Ma in realtà però potremmo farla così, anzi così ci pieghiamo un po' meno, ci allunghiamo magari e ci... Ok. No, non mi piace da qua, allora. Ok, no, è troppo stretta sta curva, secondo me. Allora, scendiamo. Lo allunghiamo. Ci raddrizziamo, intanto ci riportiamo neutri. Torniamo su per poi ridiscendere subito così. Perfetto. E così verrebbe anche bene, però così non riusciamo a far partire il secondo trenino.
No, aspetta, cosa è successo al test? Se prima era andato bene. Acceleriamolo al massimo. E praticamente è diviso in due tronconi, un troncone qua e un troncone là. Allora, questo sale, scende, perfetto, ok. Porca Eva, ho tutto sto casino e non riesce a scendere qua. Ok, riproviamo il test. Allora, un attimo che ci sono come sempre i problemi. Dei venditori, allora. Questo riapra subito, grazie. Ok, qua il cosino di cappelli come sta andando? In negativo, malissimo. Questo invece? Bene, ok. E questo invece? Bene anche questo, perfetto. Allora questo, già che ci siamo, lo trainiamo subito. Non possiamo farlo, molto bene. Ok, allora vediamo una cosa. Park management. Caro Salinto di Sky, riveliamo la ricerca e viene fuori. Ah, gli Ironauts, figo, questa non l'abbiamo mai messa. Poi questa. La catenella Sunflare, molto bene. E l'una, i Blooms, che ci permette di vendere i palloncini, perfetto. Ah, e possiamo far partire due nuove ricerche, vabbè, Family Ride e Thrill Ride, molto bene. Molto molto bene, ok. Ok, allora, torniamo un attimo al test qua, per cortesia. Ah, ok, lo stava facendo. Arriva là. Oh, e riesce a farlo. Ok, e finisce lì. Risultato finale del test. Una porcheria. Malissimo. Per di più non riesco neanche a far partire il secondo trenino. Ma potremmo intanto vedere se tira e poi casomai cambiare il... casomai cambiare il percorso. Allora, path di uscita. Sì, un po' più largo la prossima volta, sai. Ok, e facciamo una bella scalinata. Cosa stai facendo? Ok. Dammi l'angle snap, per carità di Dio. Ok. Scendiamo così. Perfetto. Bravo, però volevo mettere i mattoni. Vabbè, capito. Qua togliamo l'angle snap e vediamo cosa succede. Ok, perfetto. Però c'è già un bel po' di gente che viene. Molto bene, direi. Molto, molto bene. Perfetto. Peraltro non avevo ancora deciso alcune cose qua. 10, ma mettiamo 11. Qua 3/4 di carico. E manutenzione ogni 20 minuti. Perfetto.
Perché stanno uscendo? Scusa se sono appena entrati. Ah, forse perché ho modificato le opzioni. Però un bel po' di gente sta andando nel nostro trenino nuovo, visto che faceva schifo, eh? Ok, e quello parte. Anzi, vediamocelo proprio dall'alto, anzi da dentro. Beh, tutto sommato non è male, eh? Qua si torna giù. Qua si torna su. Visuale sull'albero. E qua si torna giù. Non capisco perché a volte fa ste onde su e giù il binario. Ah, forse perché questo è il pezzo che avevo modificato prima. Non male, non male. Mettiamo anche un paio di bidoni giusto per. Qua potremmo utilizzare... Ma, bidoni normali, dai. Ok, e la coda per questo è già pieno, quindi io direi che assolutamente servono due trenini. 1057 visitatori del parco nel frattempo. Va bene, direi che possiamo fermarci qua. Dopo vedrò di farmi venire un'idea per mettere il secondo trenino. Potremmo pensare di... mettere uno stop qua. Vedremo. Va bene, va bene, va bene. Bene signori, come sempre iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Se lo avete già fatto invece spammatelo e condividetelo il più possibile. Tanti pollicioni in su per supportare la serie di Planet Coaster. Consigli e suggerimenti scritti sempre qui sotto, mi raccomando, che di solito riesco a rispondere bene o male a tutti. Anche per questa volta dal Giamma è tutto. Un salutone, un abbraccione, una strizzatina, una palpatina e al prossimo video.